Ciao a tutti, come promesso andiamo a fare insieme questo rotolo con la crema ganache. Prepariamo prima il pan di Spagna, questa è la ricetta di Rita Chef, l'ho soltanto personalizzata un pochino. Bene, ho preparato le tre uova e ci metto i 3 cucchiai di zucchero. 3 cucchiai devono essere belli colmi, eccoli qua. Ok, ci metto anche la punta di bicarbonato, questa è la farina 00, ma è una bio perché l'ho presa al molino, eh. E vado a frullare con la frusta elettrica. Devo sbattere per benino, almeno 15 minuti ci vogliono, eh. Io qui ho fatto dei tagli. Poi se andate a vedere la ricetta proprio sul canale di Rita, lei fa vedere proprio il video lungo con tutti i passaggi, quindi molto, molto precisa nelle sue ricette. Continua a sbattere perché ancora non è pronto, come vedete deve aumentare anche di volume e diventare bello spumoso. Sbatto ancora un pochino. Ci siamo quasi. A questo punto tolgo le fruste elettriche e continuo con una frusta a mano aggiungendo la farina. Metterò un cucchiaio per volta, un cucchiaio pieno ma non colmo come lo zucchero, però abbastanza pieno, vedete? E poi piano piano faccio assorbire in questo modo. L'amica Rita Chef mi sta facendo appassionare ai dolci, perché fa delle ricette stupende, veramente, viene voglia proprio di seguirle. Questo rotolo è veramente una favola. Ok, metto l'ultimo cucchiaio di farina. Poi ho preparato la teglia con un foglio di carta forno. Le misure della teglia sono 38x30, ma compresi i bordi. Bene, adesso verso l'impasto sulla carta forno. Nel frattempo ho acceso il forno, l'ho messo a 160 gradi. Ci vorranno pressappoco 20 minuti di cottura, eh? Però dipende molto dai forni, quindi controlliamo anche ad occhio. Ok, pulisco bene la ciotola. E poi livello il composto, lo allargo un pochino in questo modo. Bene, dicevo, questa ricetta l'ho un po' personalizzata perché ho messo due creme, ganache al cioccolato bianco. E un'altra l'ho fatta con il cioccolato fondente, quindi ho messo due strati di creme. Ecco qua il pan di Spagna che sta già colorendo, morbidissimo. Ora vediamo come preparare le creme. Ho portato ad ebollizione 100 g di panna, le dosi sono 100 g di panna e 100 di cioccolato, oppure 150 e 150, quindi uguale peso. E sciolgo poi il cioccolato dentro la panna dopo averla tolta dal fornello e la vado a frullare con le fruste elettriche. La faccio prima intiepidire un pochino. Se vedete che non monta bene, fatela un pochino raffreddare anche appoggiandola un po' in frigo fino ad ottenere questa crema. Eccola qua, la tengo da parte. Mi preparo quella al cioccolato fondente. Ecco qua la panna portata ad ebollizione. Come inizia a bollire, la togliamo dal fornello. Ci metto il cioccolato fondente,
Quindi 100 grammi di pan, ma anche 150 se volete fare, ne volete fare di più. Sciolgo prima con la frusta così a mano, faccio raffreddare un pochino, poco poco, e poi inizio a frullare. E per farla freddare prima potete anche metterla in una ciotola che avete appoggiato in frigo, e ci versate il composto dentro e poi frullate. Eccola qua, questa è la mia crema ganache al cioccolato fondente. Naturalmente ho frullato a lungo, qui adesso ho tagliato perché bisogna frullare almeno per 20 minuti, quindi non scoraggiatevi. Vi metto poi il link della ricetta della crema in descrizione e in alto anche. Bene, ho girato il pan di Spagna e stacco la carta che era sotto, vedete, l'ho girato su un altro foglio, così. E lo bagno adesso, ho messo dentro questa ciotolina acqua, un bicchiere di acqua, un cucchiaio di zucchero e ho messo l'essenza di rum, ho messo una fialetta di rum, se avete proprio il rum, mettete un bicchierino piccolino, insomma. Bagno così, non molto, non deve essere bagnato molto, un pochino. Ok. Specialmente ai bordi dove è un pochino più duretto, ma è morbido, vedete com'è morbido? E adesso questa crema l'avevo appoggiata in frigo, si è indurita un pochino, avrei dovuto tirarla fuori un pochino prima, però abbastanza morbida. Quindi farò uno strato di crema al cioccolato bianco, così la spalmo bene su tutta la superficie e poi ci vado a mettere sopra anche la ganache al cioccolato fondente. Ecco, vedete, questa appena fatta è più malleabile. Ho naturalmente la crema ganache, questa è crema montata, altrimenti se vi serve, che so, più liquida per farcire una saker, basta non montarla. A me serviva un po' di crema e quindi l'ho montata. Ok. Mamma mia, che bontà! C'è un profumino. Questa devo subito regalarla a qualcuno perché altrimenti me la mangio tutta io. Sto facendo una piccola dieta e quindi non posso mangiare troppi dolci. Allora, adesso arrotolo, mi aiuto con la carta forno, così. Piano piano. Ok, piego un po' la carta e continuo ad arrotolare. Arrotoliamo per lungo, scusate, si sposta. Si sposta. Ok. Bene. Sul mio canale c'è un altro video di un rotolo con la panna e fragole, anche quello è molto buono. L'avevo fatto a suo tempo, credo lo scorso anno. Bene, adesso io lo chiudo con la carta, così lo sigillo un pochino, lo tengo almeno mezz'ora in frigo, così prende bene la forma. Ed ecco qua, l'ho tirato fuori, ho tagliato le estremità, le prime fettine, guardate com'è bello, si vedono i due strati di crema e qui potete sbizzarrirvi, mettere un po' di panna, fare dei disegnini, io avevo lasciato un po' di ganache liquida, non montata, vedete, ci ho fatto quei disegnini con una sac à poche. Potete fare naturalmente quello che volete, mettere una fragolina. Beh, adesso bisogna assaggiare perché non resisto proprio, una fettina la devo mangiare. Ciao a tutti, grazie della visione, ci vediamo al prossimo video. Condividete e iscrivetevi al canale, grazie.